Buongiorno. Buongiorno. Allora, cominciamo. Buongiorno a tutti, bentrovati. Diamo inizio alla prima conferenza stampa di vigilia della stagione del nostro allenatore Massimiliano Allegri. E come sempre, cominciamo con una domanda testata. Se ci sarà tempo alla fine, ne aggiungeremo. Vi prego di presentarvi e iniziamo con JTV. Buongiorno mister, Andrea Colella, Juventus TV, ben ritrovato. Io le chiedo, da un punto di vista emotivo, come vi avvicinate a questo inizio dopo un bel precampionato. Grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti e ben trovati. Per quanto riguarda dal punto di vista emotivo, è normale, la prima partita è sempre, c'è sempre curiosità da parte di tutti, perché comunque è l'inizio della nuova stagione, inizia il campionato. Iniziano le partite dove contano i punti, quindi domani sarà la prima di un percorso che durerà fino al 25 maggio. Buongiorno mister, Giovanni Albanese Sport Italia, le parlo di mercato. Se arrivasse con questa rosa che ha oggi fino al termine della stagione, quindi ne arrivi ma neanche uscite, questa Juve è pronta per fare la corsa a scudetto? Innanzitutto, per quanto riguarda il mercato, ci pensa la società è vigile su quello che dobbiamo fare. Sono molto contento della rosa che ho a disposizione, ma soprattutto per come sta lavorando il gruppo, che sta lavorando molto bene. Ora domani è normale che inizia le partite che contano e saranno comunque partite completamente diverse. Poi dove possiamo arrivare lo vedremo strada facendo, perché comunque la squadra ha ampi margini di miglioramento. E dovremo essere bravi ad arrivare ad aprile ed essere nelle prime quattro posizioni. Buongiorno Giovanni Guardala, Sky Sport. Le volevo chiedere, visto che si tratta di una stagione anomala, no? Perché non ci sono le coppe, anomala anche per lei, insomma non so da quanto tempo non capitava, alla Juventus non accadeva dal 2011 e alla fine di quella stagione vinse lo scudetto da outsider proprio contro il Milan suo. Le chiedo se il fatto di non avere le coppe mette un po' più di pressione sulla Juventus, visto che comunque è certamente un vantaggio da quel punto di vista non giocare ogni tre giorni nella fase cruciale della stagione. Grazie. Ma guardi, non so se è un vantaggio o uno svantaggio, se è un vantaggio lo vedremo. So solamente una cosa, che tecnicamente cambia il modo di lavorare, perché giocheremo una volta alla settimana, avremo più tempo per preparare le partite. Dall'altra parte però, non scordiamoci che non giocare la Champions sicuramente c'è amarezza, c'è dispiacere, perché comunque il club è abituato a partecipare alla Champions. Io credo che siano 14 anni, dal 2010, che a parte di due anni che sono stato fermo, ho avuto la fortuna sempre di partecipare alla Champions, che è un motivo d'orgoglio, è una competizione talmente importante, quindi non so se è vantaggio o svantaggio, so solamente che non partecipare alla Champions non è una bella cosa, soprattutto perché l'avevamo conquistata sul campo e quindi bisogna essere bravi a trasformare, diciamo, questa chiamiamola amarezza che abbiamo a non giocarla in rabbia, per cercare di ottenere risultato per giocare l'anno prossimo. Fabiana Della Valle, Gazzetta dello Sport, hai parlato già di mercato, mancano 10 giorni alla fine. A questo punto, visto che non aver cambiato tanto può essere anche un vantaggio, firmeresti per arrivare così senza che ti vendano nessuno, comunque nessuno di importante alla fine del mercato? Io non firmo assolutamente niente, io so solamente che la squadra sta lavorando bene, ci sono dei giocatori che hanno un anno di esperienza in più alla Juventus e quindi potranno solo che far meglio. Ripeto, sono molto contento di come stiamo lavorando, però il calcio d'estate è fine a se stesso. Sicuramente si vedono già, sono intraviste le buone cose, ma domani iniziano le partite che contano, perché contano i tre punti. Buongiorno mister, Francesco Pellino, Agenzia Area. Mister, domani inizia la nuova stagione, le volevo chiedere se prevale più il sentimento di rivalsa per tutto ciò che è successo la passata stagione, oppure viene messo tutto da parte e si riparte da zero. Ma
non è una rivazza su quello che è successo la scorsa stagione, perché comunque sono state cose esterne, noi bisogna pensare a lavorare. Un vantaggio è che comunque è stato chiuso tutto e quindi ora ci possiamo concentrare, e sappiamo soprattutto che il risultato che otterremo sul campo ci consentirà di poter giocare o non giocare alla Champions l'anno prossimo, che quello è l'obiettivo principale, perché ripeto, non giocare alla Champions sicuramente per il DNA del club e per tutti i giocatori, per l'allenatore, per tutti quelli che avevano la continuazza, dopo tanti anni sicuramente è una cosa che ci lascia un po' spiazzati. Buongiorno mister, Marco Venditti, signora mia, Calcio News. Ecco, avrò avuto sicuramente tempo per riflettere su quello che bisogna fare il prossimo anno, appunto. Sul prossimo anno, se lei pensa di apportare delle modifiche al tipo di gioco, ma anche al tipo di approccio di gara, cioè il mantenimento della conservazione dell'eventuale vantaggio. Ecco, questo qui, insomma, avrà avuto tempo sicuramente per pensare a questo qua. Quali saranno le modifiche? Grazie. Ma le modifiche, ogni volta che partiamo all'inizio della stagione, insieme allo staff valutiamo le caratteristiche dei giocatori, a seconda delle caratteristiche dei giocatori imposti il lavoro, e questo che abbiamo fatto. Una cosa che sicuramente c'è, si nota, però va mantenuta, e per mantenerla aumentarla bisogna cercare di ottenere risultati. Questo grande entusiasmo che c'è, questa voglia di fare, e ripeto, e questa voglia di giocare quest'anno, soprattutto per conquistarci di nuovo la Champions, anche se, ripeto, l'anno scorso sul campo i ragazzi l'hanno conquistata, per poterla giocare l'anno prossimo. Buongiorno, Romeo Gressi, gol.com. Le chiedo, mister, com'è partito il suo rapporto con Giuntoli e cosa ha portato il direttore nel vostro lavoro quotidiano? Grazie. Ma allora, col direttore siamo in ottimi rapporti, siamo sia con lui che con Giovanni Manna, che stanno lavorando bene, direi una figura importante all'interno della società, e si è ambientata bene, ha trovato un gruppo di lavoro ottimo che l'ha accolto nel migliore dei modi, lui si è integrato e si sta integrando molto bene, e di questo sono molto contento. Buongiorno, Massimo Lanari, Rai TGR Piemonte. Chiesa e Vlahovic, ci si aspetta molto da loro chiaramente, volevo chiedere in questi giorni su cosa avete lavorato, su cosa state lavorando di più, sia sotto profilo tecnico che magari sotto una loro maggiore partecipazione al gioco della squadra. Ecco. Chiesa, l'ho già detto diverse volte, Federico è tornato rispetto all'anno scorso con più consapevolezza, con più serenità, perché comunque ha passato un anno difficile dopo l'infortunio che ha avuto, e ha una gamba diversa, ma basta vederlo solo come sono strutturate le sue gambe quest'anno rispetto a quelle che erano l'anno scorso. Per quanto riguarda Dujan, ha passato un momento di alti e bassi, perché anche lui ha avuto problemi di pubalgia, ora sta meglio, non è ancora al 100%, perché comunque ha saltato, diciamo, parte della preparazione, però domenica, sabato contro l'Atalanta ha fatto un buon primo tempo. Poi abbiamo Milik, abbiamo Kane, che purtroppo domani non sarà a disposizione perché comunque ha preso un colpo e quindi non è a disposizione. Poi abbiamo Yıldız, che comunque è un giocatore che arriva dal settore giovanile, ma veramente è un bravo giocatore, e quindi nel reparto d'attacco i giocatori che ho sono molto contento e soddisfatto. Buongiorno, Alessandra D'Angiora, Sport. Ha detto che il calcio d'estate va preso con le pinze, mettiamola così, però ha fatto notizia in questi giorni anche il ritorno al gol di Pogba nell'amichevole in famiglia, cioè a porte chiuse con l'Alessandria, e quindi le chiedo come sta Pogba e quando, cosa si aspetta da lui quest'anno e se già sarà tra i convocati. Allora, di posto sono contento per gli ultimi giorni, per la partitella che ha fatto, 40 minuti che ha fatto l'altro giorno. È normale, un giocatore che è diverso dagli altri, purtroppo ha subito questo infortunio l'anno scorso, quindi viene da un anno e mezzo praticamente di inattività, e averlo a disposizione
diciamo tutti i giorni per tutte le partite sarebbe già un bel vantaggio per noi. Poi che possa giocare 20 minuti, 30, è normale che si spera che non abbia più intoppi e che la condizione possa solamente che crescere. Salve mister, Nicola Gallo, Mediapason. Lei è sempre stato molto bravo a fare le carte al campionato e i numeri. Allora le faccio la domanda classica: quest'anno quanti punti ci andranno in un momento in cui sembra che la qualità massima sia un po' scesa, perché siamo incudine, non martello, con gli arabi e la Premier League, e se proprio in virtù di questo si è un pochettino ridotto il gap con la borghesia, le squadre di mezza classifica o a ridosso delle zone europee, che poi saranno quelle che magari con cui ci si giocherà lo scudetto oltre gli scontri diretti, saranno partite un pochettino più complicate. Qual è la griglia di partenza? Ma la griglia di partenza di solito chi vince è favorito, quindi Napoli è favorito per lo scudetto, e poi comunque c'è l'Inter che è una squadra forte, il Milan comunque che la Lazio comunque l'anno scorso è arrivata seconda. È un campionato ancora tutto da vedere, non abbiamo ancora iniziato, poi magari fra un po' di domeniche si riuscirà a capire più o meno quale sarà la tendenza e quale sarà la prospettiva dei punti in campionato. Una cosa sicuramente che noi dovremo migliorare sono le partite in trasferta, perché l'anno scorso la differenza tra noi, vedendo i punti fatti, tra noi e il Napoli che ha vinto lo scudetto, sono stati i 15 punti di differenza che ci sono stati nelle trasferte. Noi abbiamo fatto 30 punti in trasferta, credo, e il Napoli ne ha fatti 45, e questa è stata praticamente la differenza del campionato. Buongiorno mister, Alberto Mauro, il Messaggero, Juventus News 24. Le volevo chiedere un commento sull'addio di Roberto Mancini alla panchina della nazionale e poi il nuovo ingaggio di Spalletti. Grazie. Commento non posso dare, perché quando dal di fuori non si sanno le cose è difficile, è impossibile anzi. Posso solamente dire che Roberto ha fatto un ottimo lavoro nazionale, ha vinto un europeo, e poi avrà i suoi buoni motivi per aver dato le dimissioni. Per quanto riguarda invece Spalletti, gli faccio un grosso in bocca al lupo per il nuovo incarico, un incarico importante che gli viene dato dopo una vittoria allo scudetto. Salve Ministro, Rodrigo La Stampa. Due anni fa la Juventus, lei ripartiva con la Juventus da Udine, domani sembra veramente un potenziale anno zero, anche se sarà il terzo invece di questa sua nuova avventura. Io volevo chiedere, qual è la differenza rispetto a due anni fa? Quindi dove è cambiata la Juve, dove è cambiato anche lei, e alla fine quale sarà l'obiettivo per cui lei sarà soddisfatto di questa stagione? Grazie. Ma per quanto riguarda l'anno zero, non è male l'anno zero, perché ogni anno diciamo si lavora per migliorare quello che è stato fatto l'anno prima, poi cambiano giocatori, quindi direi bisogna lavorare su quelli che abbiamo con caratteristiche diverse. Per quanto riguarda l'obiettivo mio, sarò soddisfatto a fine anno di aver lavorato bene con la squadra e soprattutto di aver ottenuto risultati. Risultati qual è? Io credo che, come ho sempre detto, è inutile stare ora a fare i titoli, la Juventus lotta per vincere lo scudetto, la Juventus quando parte comunque parte per ottenere il massimo dei risultati, partendo però da un obiettivo minimo, quello di rientrare in Champions, a giocarla, perché ripeto, l'anno scorso la squadra in campo ha ottenuto la Champions, l'avrebbe ottenuta, quindi su questo non ci sono nessun dubbi. Quindi partiamo, facciamo un passetto alla volta, bisogna crescere in condizione fisica, ma soprattutto mantenere quell'entusiasmo, quella voglia di andare a prendersi delle vittorie che passano di settimana in settimana e non più di tre giorni in tre giorni. Ciao Gamba Repubblica. La Juventus in questi giorni sembra particolarmente attiva sul mercato, sia sul fronte entrate sia su quelle uscite, non so se sei su tuo input o meno. Volevo chiederti se dobbiamo aspettarci o ti aspetti che la rosa del 2 settembre sarà comunque sensibilmente diversa da quella che domani porterai a Udine. Io credo di no, perché siamo contenti così di quello che abbiamo. Poi da qui al 2 settembre possono capitare tante cose, ma soprattutto bisognerà fare delle valutazioni su quello che sarà il numero dei giocatori da tenere, perché abbiamo dei giocatori che magari hanno bisogno di giocare e che magari valuteremo insieme a Giuntoli e a Manna, ai due direttori, per
per capire qual è il percorso migliore per questi giocatori da farli fare, perché è inutile rimanere in 23-24 quando avremo una partita solamente a disposizione durante la settimana, eventualmente avremo le 5 partite di Coppa Italia. Buongiorno, Stefano Lanzo, Tutto Sport. Volevo chiederle se domani sulle fasce dobbiamo aspettarci i due nuovi, Weah e Cambiaso, e se Fagioli è pronto. Grazie. Fagioli si è allenato bene, diciamo è pronto per essere a disposizione, devo ancora decidere lì a metà campo chi far giocare. E per quanto riguarda sulle fasce, direi ho 4 giocatori per 2 posti e quindi dopo oggi pomeriggio valuterò i da farsi, anche perché sarà la prima partita, i cambi saranno importanti, farà molto caldo e quindi bisogna essere tutti pronti, ecco. Direi che le domande sono finite. Pogba, oggi valuterò se portarla ad Udine o no, ecco, questo sì. Ok, allora grazie a tutti. Grazie, buona giornata.